Chiosco abbandonato all'incuria in via Leonardo da Vinci ad Angri. Dopo le segnalazioni giunte tramite social network, arrivano alcune precisazioni dal figlio del titolare della struttura, Davide Risi. Il giovane evidenzia che la sua famiglia farà il possibile per mettere in sicurezza la struttura e cederla in fitto, ma allo stesso tempo mette in luce che ci sono ancora da superare alcuni ostacoli di natura burocratica. Nel contempo, Davide Risi lancia un appello all'amministrazione comunale. Molto si potrebbe fare, ha detto, per evitare che la struttura si trasformi in una sorta di sversatoio utilizzato in particolare dagli ambulanti della fiera settimanale. Il comune, scrive in una nota Davide Risi, potrebbe posizionare ad esempio dei bagni pubblici da sempre mancanti nel quartiere. Oppure il sabato, dopo il mercato settimanale, posso aprire il cancello agli operatori ecologici in modo tale da ripulire anche all'interno del bar, dato che il disordine è comunque dovuto all'immondizia prodotto dai vari commercianti del mercato. Praticamente la situazione attuale è quella che purtroppo noi viviamo da anni e anni di vita qui nel quartiere e in questa proprietà. Purtroppo noi non abbiamo ricevuto nessuna notizia da parte dell'amministrazione comunale, non abbiamo ricevuto nessuna ordinanza di bonifica, nient'altro assolutamente. Quello che io voglio precisare è che sia io che mio padre, che è il proprietario del locale, non abbiamo, ci dispiace per lo stato in cui si trova questa struttura, però purtroppo per alcune cose burocratiche noi non possiamo in alcun modo ancora intervenire con l'affitto o con la messa in sicurezza. In ogni caso, Questa situazione di degrado, tra l'altro, è dovuta anche a chi vandalizza questa struttura o ne fa un uso improprio. esatto, questa situazione è dovuta a tante vicende. Per esempio, su Agro24 abbiamo visto l'articolo che purtroppo mi è anche dispiaciuto moltissimo sentirlo chiamare pisciatoio, ma perché? Perché purtroppo quando fanno il mercato settimanale qui i bagni pubblici non ce ne sono. Quindi Se ne qualcuno. servono per questo. Purtroppo è una cosa incresciosa, ma è la verità, è la dura verità. L'immondizia che c'è all'interno è gran parte dovuta anche comunque alle persone che lavorano al mercato e c'è comunque una grande. Qui per chiarire che le responsabilità anche su quello che si trova qui al momento non è della famiglia titolare No, assolutamente. La famiglia titolare dello stabile, della struttura comunque è intenzionata assolutamente a risolvere al più presto queste situazioni, assolutamente. Noi non abbiamo ricevuto alcun aiuto né in passato quando la struttura era aperta da parte dell'amministrazione comunale e dalle autorità inglesi in generale. Noi non ne vogliamo, nel senso che noi dopo anni in cui abbiamo chiesto aiuti, un aiuto dopo l'altro, noi a questo punto ci siamo arresi, ci siamo rimboccati le maniche, stiamo cercando di risolverli da noi quanto prima, però purtroppo non vogliamo nemmeno che le persone magari Nel ci frattempo anche tentino. un appello ad evitare di fare un uso improprio di questa struttura si può Esatto, fare. magari, ma io già vedo che è stata effettuata una cosa bellissima, quello che stanno facendo per Angri oggi, per questo quartiere almeno, è una cosa positiva, perché lo stanno popolando, lo stanno esteticamente migliorando e quindi è una cosa che prima non è stata mai fatta. Non voglio assolutamente che sia fatta una caccia alle streghe, però purtroppo, come sempre è stata fatta, e che provino a puntare il dito su magari sulle persone oneste che magari provano solamente a risolvere problemi, che pagano onestamente le tasse e che hanno fatto una vita di sacrifici.